Eccoci qua, nuovo video! Yeah. In Coppa Italiana, mia sorellina, io sono Clarita Dorzi e lei è Nenzia Mara. Siamo qua tutte belle, colorate, tutte belle, sistemate. Guardate Nenzi com'è carina, mi piace troppo il tuo look, questa maglietta qua, i capelli lisci, questo trucco. Vabbè, un trucco semplice. Però, tu però... Io sono bellissima. Bionda! Troppo bella, mi dà verità. Vabbè, me la cantiamo da sole. Sì. Siamo qua per fare il video delle domande. Abbiamo chiesto di farci delle domande a cui vorreste che rispondessimo. Abbiamo chiesto scatenatevi domande di tutti i tipi. Tracciato centinaia di domande, veramente migliaia. Ci avete proprio risposto di domande. Quindi non vediamo l'ora di rispondere a quante più domande possibile. Vi chiediamo già scusa se non riusciamo a rispondere a tutte, ma siete veramente tantissime. Faremo la nottata a rispondere a tutte le domande. E vi chiediamo di metterci tanti like se vi piacciono questi video. Così al raggiungimento di 15.000 like faremo un altro Carli Tendenzi risponde. Ve ne abbiamo già fatti altri due, vi lasciamo il link nel box di informazione, così magari se volete lasciarci delle domande nei commenti non ci chiedete sempre le stesse cose. Sì. Se già abbiamo risposto, fateci domande più, scatenate la vostra fantasia. Sì, sbizzarritevi. Domande strane, assurde. Sì, dai, iniziamo. Già adesso c'è veramente da ridere, la domanda è bellissima, ci avete fatto. Questa è una domanda molto molto richiesta. Ah, vediamo. A che età il primo bacio? Vi amo e vi seguo da tantissimo, continuate così. Grazie, Ilaria, ti mandiamo un bacio grande, vi ringraziamo comunque per tutte le domande. Sì, molte erano simili così col primo bacio, quindi lo dobbiamo proprio dire. Allora, già arriviamo sulla privacy. Allora, a me è stato... Io avevo tipo... Non ero proprio piccola, Neanch'io. Avevo tipo 15 anni, non ero proprio piccolissima. So che adesso a 10 anni, 9 anni sono precoci. Io invece comunque ero piccolina, 14, massimo 15, non mi ricordo bene. Comunque era in vacanza, quindi solite cose estive. Sì, se non mi sbaglio ero 15 o 16 anni, una cosa del genere, sì. Non ricordo bene. Non siamo state proprio precoci, insomma. No, e poi sai, sono quei ricordi che uno poi si dimentica. È vero, non è chissà che un bacio. È vero, di solito non è mai bellissimo. Cioè, è bello perché tu dici, ah, finalmente l'ho dato, ti togli sto pensiero. Sì. Però sono più belli secondi, terzi, secondo me. Quando c'è l'amore. Esatto. Allora, questa è un'altra domanda molto richiesta. Da piccolini avete mai avuto una cotta per lo stesso ragazzo e lui voleva solo una delle due o vi siete litigate per un ragazzo? Insomma, il concetto. Ma che io ricordi no. Proprio innamorate, no. Nel senso che proprio eravamo perdonamente innamorate, no. Però è capitato che ci piaceva magari uno stesso ragazzo e poi alla fine sceglieva sempre me, vero? Tu rimanevi male. Che cotta, magari un ragazzo carino, sì, a me piace, a te piace. Però non abbiamo, cioè, ho sempre detto, vabbè, cioè, poi se lui sceglieva uno o l'altra, non è che poi ci scannavamo, perché comunque la cosa più importante era comunque il nostro rapporto piuttosto che quello con lui, quindi diciamo infatti, che... non rovinate mai rapporti di amicizia tra sorelle per i fidanzati. Per i fidanzati e per gli altri ragazzi, no. Perché veramente... non ne vale la pena, comunque il rapporto al di là fra sorelle, ma anche tra migliori amiche, comunque siete molto legate, l'amicizia ve la portate per tutta la vita, il ragazzo magari si innamora di un'altra, voi avete perso la vostra amica, per che cosa? Quindi per nulla. Mi raccomando, tenete sempre care le vostre amicizie. Allora, questa è simpatica. Siamo. Allora, Virgide Vecchi. Mandiamo un bacio grande. Avete mai pensato come sarebbe se una si svegliasse nel corpo dell'altra e viceversa? Vi salutate? Ciao, mi chiamo Virginia, vi adoro, un bacio. Un bacio a Virginia. Una domanda molto spiritosa, molto molto carina. Virginia, tua domanda ci ha colpito. Non ci abbiamo mai pensato però sta cosa. Però allora, io se mi svegliassi nel tuo corpo, guarda nello specchio e direi oddio, sono mia sorella. Saresti onorata di essere come me. Cioè, per alcune cose sì, mi piacerebbe. Per altre cose mi sentirei comunque intrappolata nel tuo corpo, no? Voglio il mio. Che per me sarebbe stranissimo. Ad affrontare delle difficoltà, sì. No? Ad esempio, no? Adesso io so quali sono i miei difetti e quali sono i miei pregi, quindi bene o male mi conosco, ci ho fatto il callo. Invece nel corpo di un'altra persona, già mia sorella, sarebbe tipo un panico a dire oddio, c'ho questa cosa, ma al di là di te magari sarei contenta piuttosto di essere un'altra persona. Vabbè, meglio che sei così specchio, no, mi stai guaiando. Meglio... Però comunque preferisco stare nel mio corpo, quindi... Vabbè, ma chi te lo vuole dare questo corpo, diciamo? E tu invece nel mio corpo? A me sarebbe strano, non so, mi ucciderei. Addirittura, come faccio lo schifo? No, fare dei video strani, tipo dei... fare un video che mi mangio l'olio di palma, lo so, cioè, per sputtanarmi. Guardate, sono carnita così nel mio corpo. Se doveste vedere un video dove io faccio cose assurde, cose assurde,
si è avverata la magia e c'è Nancy nel mio corpo, quindi ok. Butterei tutte le cose che ho guardato e mi metterei tutte cose eleganti e fini. Fatti nel tuo corpo da nonnina, sì. Ah, poi c'è questa bellissima Le Belle Jack, il suo nome è un po' strano, noi ti salutiamo. La prima volta che vi siete fidanzate, com'è stato quando vi siete lasciate? Avete sofferto tanto? Se sì, come l'avete superato? Un bacio, vi adoro, sono Laura. Okay, salutate a Laura. Un bacio grandissimo a Laura. Io devo dire che la prima volta, proprio non mi ricordo proprio la prima volta, però mi ricordo una in particolare. Cioè, siamo due vecchie che non ricordiamo. Sì, avevo preso una bella cotta e ci ero rimasta proprio male quando tipo ero stata con sta persona. Adesso non voglio dire troppi dettagli perché se tipo sta persona non sta guardando il video, infatti, mi dà fastidio che si pensa che io ho sofferto per lui, no, vabbè. E dopo tipo pochi giorni lui mi mollò, ma pochissimo, proprio che è rimasto proprio male, sì, rimasto proprio male perché dissi, ma che cavolo, c'è un momento in cui tu ti stai invadendo, anche il tempo di invadirti quella persona, lui mollò con una scusa poi così banale. Fortunatamente c'era stato solo qualche bacetto, cioè sto parlando proprio cottarella, proprio piccolina, uno dei primi insomma, e lui rimasi malissimo, devo dire rimasi proprio male, quindi per me fu una delusione proprio veramente forte. Adesso se ci penso mi viene da ridere, però in quel momento è vero, mi ricordo anche io voi, tu invece dai confessa sì. È ovvio, ognuno ha le delusioni d'amore, però diciamo che io soffrivo però in silenzio, diciamo, mi tenevo tutto dentro, triste, da sola sul letto. Mi veniva voglia di abbracciare la Nancy che soffriva da sola, non ce la faccio. Sacchiotta. Non bisogna sottovalutare gli amori di quando uno è piccola, perché anche quando uno è piccola, teenager, ogni età ha le sue sofferenze, sì. Una delusione d'amore in quell'età spesso è più forte, più vissuta di una delusione magari a 20-30 ecco, quindi non mollate mai amiche e amici quando vi si fidanzate, perché poi vi serviranno è vero, a volte alcune ragazze si estraniano proprio con i fidanzati, invece secondo me poi dopo ti possono tornare utili, fra virgolette, nel senso che ti possono dare una spalla su cui piangere. Francesca Di Zenzo, il vostro viaggio più bello insieme, vi adoro, un bacione. Ma un bacione Francesca. Allora, inizia tu, dai, vediamo se è lo stesso. Il nostro viaggio più bello insieme, oddio, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, sono oddio, tutti belli. Forse proprio uno vecchissimo quando siamo state in Grecia. Sì, è vero, stavo dicendo anche io. In Grecia a Zante, per la precisione, ci siamo divertiti un sacco perché eravamo giovani e belle. Era tipo 10 anni fa più o meno. Sì, 10 anni fa, anche di eravamo più. Proprio piccine. E forse anche di più. Forse è stato il primo viaggio insieme che abbiamo fatto senza genitori. Sì, era uno dei nostri primi viaggi lontani. Abbastanza, che siamo state a Zante, che è un'isola che vi straconsiglio, se non ci siete state andate, c'è bellissima, il mare è fantastico e poi ci sono tanti tanti posticini da visitare, selvaggi, molto carini, infatti ci vorrei anche tornare, perché ho un bellissimo ricordo di quel viaggio. Ci sono parti in cui ci sono pazzi scatenati che bevono sul viaggio, sì, via dicendo, tipo la Canale, cioè, c'è sia il movimento di discoteche, ci sono tanti altri paesini che sono più belli di quelli, c'è l'isola delle tartarughe, poi si mangia la pita, quella pita con le patatine, volta, con tutte le cose, comunque va bene, ciancio. Fatte le pance di pitta, che sono già una pitta. Vabbè. Bellissimo, un bel viaggio. Classico. Anche se pure quando siamo andati a Parigi a me è piaciuto. Pure a Parigi. Ultimamente, qualche anno fa, sì, che siamo a Parigi, con la nostra mamma, andiamo tutte donne, anche fu molto bello. Questo qua mi ha fatto troppo ridere, questo commento. Ditta 3 dice, ragazzone bio bellissime, più che una domanda vorrei tanto darvi un'ideuzza matta, ma si può organizzare un premio del tipo a cena con Carlita? Io adoro vostro papà, una fortuna avere un papà come Carlito, adoro voi, Molly, Pucchi, adoro Pupi. Insomma, adoro questa bellissima famiglia napoletana. Essere onorata di poter cenare insieme a voi, magari in una serata magica tipo sushi. Altro che giveaway, lo so, è follia. Che bellissima, questo è troppo bello. Bellissimo. Che poi alla fine non è neanche una domanda, è una proposta indecente. Non è bellissimo. Cioè, mi immagino un incontro con alcune di voi, tipo 2 o 3 ragazze proprio a viversi come delle amiche, come delle persone magari di famiglia. Magari domani lo faremo? Secondo me sarebbe bellissimo cucinare noi le cose, il sushi fatto in casa oppure la pizza fatta in casa, e fare le cose che facciamo noi però assieme, secondo me sarebbe bellissimo. Quindi come augurio, comunque virtualmente
lo faremo con tutte voi. Mua. Questa è cattivella sta domanda. Se Nancy ti rasasse i capelli di notte e viceversa, cosa fareste? Vi adoro, siete fantastiche, mi potete salutare. Ciao Eli. Allora, ciao Eli, ti mando un bacio grande. Allora, se Nancy mi rasasse i capelli di notte, io non mi meraviglierei, perché Nancy è tipo un'assassina che è veramente cattivissima. Io avrei seriamente la voglia di farle molto male, comunque se rasassi a zero i capelli e però io non mi sveglio, mi rasi i capelli, non mi, vabbè, facciamolo per un motivo assurdo, non mi sveglio. Io quando mi trovo capelli rasati, vengo da te, è proprio a parte che io piangerei a dirotto, non avrei neanche la forza di farti, perché piangerei proprio male, perché i miei capelli ci tengo tantissimo. Guarda, tu invece sei molto la vita, se tu mi rasassi i capelli a zero, no, prima di tutto, io, penso che... io me ne accorgerei, perché io subito mi sveglio. E poi secondo di tutto, non lo so, mi vedrei un mostro, perché a me non piace, cioè mi piacciono i capelli lunghi, non mi piace se con i capelli corti, figurati rasati. Beh, meglio una coltellata che no. I capelli. Meglio che mi tagli un braccio, tagliami un braccio, ma non tagliami i capelli. Io col coltello. Come apro la porta della stanza, lei... Se che si sveglia così... Chi sei, che vuoi? Veramente farebbe ingoiare la storia. Per Nancy da Barbie, se Pupi dovesse partorire dei figli, li prenderesti? Oppure li lascia a Carlina? Un bacio, vi seguo sempre. Ciao Barbie. I figli di Pupi, io impazzisco. Sì, Pupi, però me la devi dare. Facciamo accoppiare Pupi. Sì. Guarda come sono belli i figli di Pupi. Amore, ti facciamo accoppiare, fai tanti pupini. Belli come i piccolini, alcuni bianchi, alcuni bianchi e beige. Uno ce lo diamo alla zia, uno allora te lo diamo a te. Sì, uno sì. Se tipo ne fa 5, uno te lo do. Se ne fa meno di 5. Ma che cattiveria. Allora io voglio fare la casa piena di pupi. Avete mai avuto problemi di gelosia fra sorelle? Dispetti che vi siete fatte? Io ho scritto in testa a mia sorella quando è nata. Panna G, rimaniamo a cioè, lei ha scritto in testa alla sorella. Cioè, lei ha la testa della sorella, il melone, cioè, non so come si dice, il melone. La testa della mia boccetta rasata. Senza capelli, lei ha scritto in testa. Mi immagino la mamma, poverina, cioè, si è appoggiato un infarto. No, no, tipo, la buttavo nella vasca da bagno, senza acqua, ovviamente, così. Non lo fate a casa, non lo fate a casa. Pure gli lanciavo i libri addosso. Una volta mi tiro il vocabolario in latino. In latino, me lo trovo in fronte. E io andai a scuola, poi tenevo tipo un buco, cioè, si è tolto un pezzo di pelle. Non sto scherzando. Andai a scuola con questo buco. Quando sì che pensavano che avessi qualche malattia. Che invece a mia sorella mi aveva tirato il capello in testa. Non mi fate no, lei io a te? Ma sì, mi tiravi i capelli tu. Ah, mi tiravo i capelli perché i suoi capelli ci tiene molto. Allora io... Diciamo che da piccole molte ce l'avete chiesto. Sì, litigavamo da piccole. Non vi preoccupate, ci tiravamo i capelli. Perché tante di voi dicono: ah, ma che bel rapporto avete. È vero, noi abbiamo un ottimo rapporto. Adesso però che siamo grandi, nel senso che comunque, vabbè, anche da adolescenti, sì, ci aiutiamo. Comunque siamo sempre disponibili ad aiutarci, a stare assieme. Cioè noi non passa neanche un giorno per dirvi che non ci vediamo, non ci sentiamo. Siamo sempre comunque in contatto, in una sale cose dell'altra, eccetera. Però quando eravamo piccole, proprio mazzate, proprio sì, stanno cicate, quindi non vi preoccupate. Anche se litigate con le vostre sorelle, tipo l'età che noi abbiamo litigato, ma sai, era tipo secondo me 10, 12 anni. Pure 13 anni. Poi dopo mano crescendo. Sì. Sei piccolina, noi eravamo ammazzate, tirate di capelli, vocabolario, mia mamma era disperata, poverina. Quindi questo è tutto, ragazzi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertite tantissimo a leggere le vostre domande. Bellissime domande, vi ringraziamo tanto per tutte le domande che ci avete fatto. Era una più bella dell'altra. Ci dispiace che comunque non possiamo far durare questo video un'eternità. Ma lasciateci qui le domande che vorreste fare per il prossimo video Ask. E tanti like, così ne giriamo subito un altro e magari leggeremo proprio queste sotto questo video. Proprio queste, mi lasciate con le domande. Speriamo nel frattempo di avervi tenuto compagnia. Noi vogliamo tanto tanto bene, vi mandiamo ancora un bacio e vi ringraziamo per tutto il vostro affetto. Ciao.